Benvenuti alla prima intervista del nostro canale Fair Play. Qui avremo il piacere di poter raccontare e di vivere con le nostre protagoniste un po' quello che è il mondo del calcio al femminile. L'ospite di oggi, come potete ben vedere, è Kaya Erçen, calciatrice del Napoli. Ciao Kaya, come Ciao, stai? piacere. Bene, tutto a posto. Allora, abbiamo preparato un po' di domande per te e partiamo subito con una. La leggo. Dopo la passata stagione con la Roma, beh, come ti trovi a Napoli? Come sei stata accolta qui in questa nuova città, in questa nuova squadra? Beh, mi trovavo comunque bene a Roma, come credo tutti, però cioè, diciamo che sto iniziando a conoscere la città, la gente qua, quindi piano piano spero di trovarmi anche qua. Però, insomma, tutto bene. Ma hai visto anche delle differenze tra il Napoli e la Roma e anche tra le due città? Non ho ancora visto tutti i posti per bene qua a Napoli perché non li ho ancora visitati, però, cioè, se adesso devo fare un paragone tra Napoli e Roma, parlando della città, per adesso Roma, boh, da quello che ho visto mi è piaciuta di più, però devo ancora scoprire Napoli. Eh beh sì, Napoli insomma comunque è grandina, c'è tanto da vedere. C'è tanto da vedere, appunto, io ancora non ho avuto il tempo di andare, di vedere i posti, però la troverò. Va bene, e invece tra le due squadre hai notato delle differenze anche con i tifosi, i rapporti con la società, con le compagne? Sì, ci sono assolutamente le differenze tra Roma e Napoli, insomma, già. La Roma è una società che dietro c'è la maschile, quindi già qua troviamo un po' di, insomma, un po' di differenze, però comunque, cioè, stanno facendo anche qua tutto per la società, però diciamo l'organizzazione era, boh, diverso a Roma che a Napoli rispetto a, perché comunque lì dietro le spalle ce l'hai squadra maschile, qua non ce l'hai, quindi magari in alcuni momenti ti trovi in difficoltà, però diciamo che stanno facendo e crescendo anche qua, cioè si stanno impegnando e piano piano speriamo crescerà anche qua in quel modo. Allora, prima di parlare del presente, facciamo un attimo un salto al passato molto veloce, in cui ti chiedo, hai vinto la Coppa Italia l'anno scorso? Qualche informazione veloce sulle sensazioni, sulle emozioni che hai provato? Beh, non ci sono proprio parole per spiegare quello che abbiamo vissuto noi a Roma l'anno scorso, quando abbiamo vinto la Coppa Italia. È sicuramente una esperienza molto, cioè, unica, diciamo. È stato molto bello perché comunque stavo lì 2 anni, cioè stavamo crescendo come squadra dal primo giorno e poi alla fine, prima di andare via, vincere una Coppa Italia per me è stato comunque, cioè, un grande piacere. Invece, parlando del presente, qui a Napoli, ti chiedo, il rapporto con Mister Pistolesi, in particolare durante l'intervallo delle partite e nei post partita, di che cosa parlate, su che cosa punta lui maggiormente? Boh, come con tutti i mister, parliamo delle cose tattiche, come affrontiamo la partita, poi insomma per ogni partita ci prepariamo nel diversi modi. Qua credo che sempre prima di, cioè nel senso stiamo preparando, cioè ci prepariamo spesso più, cioè, più che con uno sistema di gioco. Perché magari se c'è qualcosa lo cambieremo durante la partita, però cioè, comunque mi trovo bene con Mister. Beh, è una brava, buona persona, nel senso.
Certo, questo lo si vede insomma in tutti i modi, in tutti i momenti. Invece, parlando un po' del confronto tra il tuo paese, la Slovenia, e qui l'Italia, in Italia sono molti gli stereotipi che fanno sul calcio femminile. Invece in Slovenia come viene vissuto questo sport? Beh, purtroppo c'è ancora tanta differenza tra Slovenia e Italia riguardo al calcio femminile, perché anche lì non c'è tanta passione, diciamo, per soprattutto per vedere calcio femminile, per guardare, per seguire le partite, a parte che anche il calcio femminile lì non è sullo stesso livello che qua in Italia, che comunque qua sta crescendo lì piano piano, ma davvero piano piano si stiamo alzando, però comunque non ci si può proprio paragonare di quello che gente magari vive qua per calcio femminile lì, quindi non ci sono i paragoni. Certo, però comunque la nazionale slovena adesso nel girone G per la qualificazione al mondiale dell'anno prossimo tanto male non sta andando, insomma avete già vinto una partita, come pensi che andrà, insomma, riuscirete, pensi, a qualificarvi al mondiale del 23? Beh, l'obiettivo è quello, nel senso abbiamo comunque possibilità di magari qualificarci come migliore seconde, però è un po' presto per parlare, dobbiamo affrontare partita per la partita, però credo che abbiamo comunque una buona squadra e che siamo una buona squadra e abbiamo pure si è visto anche quando giochiamo con le squadre grandissime come la Francia, l'Olanda, cioè comunque riusciamo a giocare, cioè riusciamo a fare qualcosa, li riusciamo a fare anche male, quindi io credo che comunque nel nostro gruppo ci sono possibilità, come non magari arrivare come il prime, però come il secondo, questo è l'obiettivo di queste qualificazioni, e poi sperando bene qualificarci pure per mondiale. Sì, infatti ricordiamo che per andare al mondiale o si arriva prima nel girone oppure si arriva secondi e poi si fa uno spareggio successivamente, vedendo anche le altre seconde degli altri gironi. E vabbè, certo, il cammino ancora adesso è lungo, bisogna aspettare tutta la fine, insomma ci sono tantissime partite da giocare, siamo soltanto all'inizio, può succedere di tutto insomma. E prossimo weekend c'è la sfida Juventus-Napoli, vi sentite pronte, siete già preparate, state ultimando qualche cosa, che Napoli vedremo? Boh, ci stiamo preparando per la partita, però questo weekend abbiamo fatto, che abbiamo giocato anche con un'altra grande squadra, abbiamo fatto vedere che comunque si può giocare, possiamo fare male agli altri e non lo so, noi andiamo lì a Vinovo a giocare, a provare, a non chiuderci, però comunque sempre provare a giocare, nel senso tenere più possibile di quella partita. Di quello che sarà non posso parlare adesso perché vediamo, ma speriamo bene, penso. Certo. E invece, secondo te, qual è stata l'evoluzione, se c'è stata, nel campionato italiano? Questo, se non sbaglio, è il tuo quinto anno in Serie A. Sì, è mio quinto anno in Serie A. Beh, comunque credo che ogni anno sta migliorando ancora di più. Ogni anno le squadre investono più nel calcio femminile, poi l'anno prossimo diventerà pure professionismo e tutto questo. Quindi credo che in Italia con ogni anno, sì, certo, si sta migliorando. Insomma, più o meno tutte squadre stanno sotto il maschile, già questo è un punto molto importante anche per le strutture, per condizioni, per tutto, cioè, quindi questo secondo me è un miglioramento, uno dei miglioramenti più positivi. Insomma, dei passi in avanti si stanno facendo, ecco. Sì. Allora, Tasia, io ti ringrazio moltissimo per essere stata qui, ringrazio anche Napoli. Noi di Fair Play ci vediamo
a una prossima intervista. Avremo un altro ospite qui da poter intervistare, da poter fare due chiacchiere per conoscere meglio. E, beh, ci sentiamo quindi alla prossima intervista, sempre qui su Fair Play, storie di calcio, storie di vita.